Bentornati a ore 12, adesso parliamo di farfalle. La professoressa Maria Cristina Bertorazzi è tornata a trovarci e ci ha portato anche degli esemplari coloratissimi e meravigliosi. Benvenuta. Allora, farfalle, miracolo di luce e colori. Noi oggi le vediamo da un altro punto di vista, tenendo conto del perché le farfalle hanno questi colori, che sono riconducibili a due motivazioni fondamentali. Ci sono dei colori chimici che sono determinati dai pigmenti e dei colori fisici che invece sono il risultato di fenomeni ottici in cui è coinvolta la luce. Per cui noi possiamo dire che senza la luce i colori non ci sono e la luce è ciò che genera i colori. Quindi per così vedere, immaginare come si formano questi colori, io ho portato sia degli esemplari studio sia delle immagini in cui noi vediamo la struttura nell'infinitamente piccolo. E questo per quale motivo? Ecco, queste sono immagini delle lamelle che formano le squame delle farfalle viste al microscopio elettronico e fanno capire come proprio la luce si diffonde, riflette, assorbe e sono diverse a seconda dei tipi di delle specie di farfalle. Quindi se noi immaginiamo la luce del sole è una luce bianca che attraversa anche i nostri cristallini, le gocce di pioggia quando rimangono sospese nell'aria dopo un temporale. Ho visto che ha mandato anche un infatti arcobaleno. L'arcobaleno, proprio perché nell'arcobaleno ci sono tutti questi colori. In alcune farfalle ci sono quasi tutti i colori nell'arcobaleno, in altri invece il fenomeno è un po' più complesso perché proprio per la disposizione delle squame e delle lamelle che le formano, noi vediamo che vengono selezionati dei colori diversi. Ecco, ad esempio, quello che noi vediamo adesso è un colore, la struttura infinitamente piccola presente nelle ali della cavolaia maggiore, che è qua. Sono quelle farfalle bianche che volano nei nostri prati. Che sarebbe questa qua. Sono queste due, sì. Queste due qua sotto. Questi sono dei colori che sono dei colori di tipo fisico. Per quale motivo? Perché le squame sono disposte in modo abbastanza ordinato nella parte superiore e poi le lamelle in modo disordinato e come abbiamo visto prima ci sono questi granuli di forma ellissoidale che raccolgono dall'ambiente tutte le lunghezze d'onda della luce e quindi non c'è un'angolazione precisa e di conseguenza questo, è un mistero, anche gli scienziati fino in fondo non lo sanno, per cui viene praticamente diffusa la luce bianca e loro hanno un colore, appunto, eccolo, che è un colore bianco. Eccolo qua il nostro arcobaleno. Ecco il nostro arcobaleno, che appunto è determinato dal discorso che dicevamo prima. Questa farfalla invece vedete che ha molti colori molto di più rispetto a quella blu e nera, le morfo che abbiamo visto prima. Perché se noi vediamo le lamelle delle squame, quelle superiori, ecco, hanno queste ondulazioni. E queste ondulazioni permettono di ricevere la luce e la luce si arriva e si propaga secondo angoli diversi. Quindi lamelle diverse, quindi, colori diversi. Lamelle ondulate, colori diversi, perché la luce arriva e si propaga in modo diverso, con degli angoli diversi, e il risultato sono colori diversi sulle ali appunto di quella farfalla che ce li ha gialli, verdi, eccetera. Questo invece ha delle lamelle che sono quelle strutturali, cioè quelle fisiche, sono nello strato più profondo, mentre le altre sono trasparenti. Diciamo che le trasparenti le proteggono, però fanno anche in modo di moderare, di modulare questi colori, che vengono selezionati in questo caso, per cui noi vediamo questi colori blu intensi e neri, e qui sarebbe molto interessante poi vedere come avviene proprio questo fenomeno di iridescenza. Quindi apriamo la nostra scatola. Ecco, questa magari la tengo poi io. Ecco, muovendola. Se noi la muoviamo, vediamo che i colori cambiano. Quindi virano dal marrone un pochettino al viola. Ecco. E lo stesso anche questa, ad esempio. Si vedono proprio tutte queste colorazioni iridescenti. Questo è il fenomeno proprio, viene definito fenomeno di iridescenza. Allora, perché io ho portato queste? Perché sono generalmente tutti fanno riferimento, quando si parla di questi fenomeni della luce legati ai colori delle farfalle, alle farfalle tropicali. Invece in natura ne abbiamo anche noi nel nostro territorio, come questa,
che si chiama Apatura Iris, questo è il maschio, e noi vediamo qui c'è una concomitanza di colori chimici e di colori fisici, e i colori fisici sono quelli che danno queste iridescenze viola. E dovrebbero, ecco, si vedono nell'ala, si vedono. Sì, muovendola piano piano si vede. Questi proprio. E questo è il maschio. Ecco, nella femmina non c'è questa iridescenza. Ecco, e i licenidi, quelle farfalline azzurre che adesso volano nei nostri prati, sono queste. Sì. Oddio. Anche loro non è un problema, l'ho aggiustata già stamattina. Eh? No. Si aggiusta tutto con la colla. Ecco, questa piccolina. Questa piccolina, anche questa, ha delle iridescenze. Queste ce ne sono adesso tantissime, di specie diverse. Molto piccola. Si confondono con i fiori. Si confondono con i fiori e poi c'è proprio una differenza fra maschio e femmina. Infatti queste iridescenze e questi colori servono proprio anche per comunicare fra di loro. Ma è vero che se si toccano le ali della farfalla non vola più? No. La polverina, diciamo, sono le squame che determinano queste colorazioni che si possono osservare come facciamo noi oppure anche al microscopio ottico. La disposizione delle squame come mezzo che poi porta come risultato questa iridescenza, invece si può osservare solo al microscopio elettronico e sono immagini fatte al microscopio elettronico. Io sto guardando anche dall'altra parte sotto, adesso io la Sì, dall'altra parte, ecco, non ci sono questi fenomeni, però la pagina inferiore serve per l'identificazione. Infatti bisogna... Quindi per... Questa, per l'identificazione della specie. Molto della spesso specie. Questi disegni, queste macchie, hanno proprio questa funzione. E quindi permettono... insomma, voi quando studiate le farfalle guardate al contrario. Anche al contrario, anche al contrario. Adesso lei cosa ci ha portato? Io ho preso, ecco, per vedere la differenza fra i colori chimici e i colori fisici, si può utilizzare l'acetone. Perché? Perché i colori chimici sono dei pigmenti, per cui l'acetone è un solvente. Acetone per le unghie, solvente per le unghie. Aspetti che magari lo alzo vediamo. Leggermente così. Io ho provato prima e stiamo nei tempi, infatti lo appoggio solamente, adesso vedo un pochettino di più. E che cosa notiamo? Ecco, notiamo che la farfalla cambia colore. Cambia colore, assume delle colorazioni molto più scure, perché? Perché c'è un'interferenza con la luce, dove è appoggiato. Fra pochissimo tempo questo colore vira più o meno al verde e poi ritorna colorazione di partenza. Quindi torna quando e mantiene la sua colorazione perché è questo colore è il risultato dell'effetto della luce sulle squame, come abbiamo visto prima, disposte in strati diversi. E invece nei colori chimici questo non succede, non lo facciamo per non rovinare ad esempio alcuni di questi colori, perché sarebbero poi rovinate. Più come prima, mentre ecco, le altre invece, sì. In questa farfalla che è la Vanessa, noi vediamo un insieme di colori chimici e colori fisici. Il colore fisico è il blu di questi occhi. Ecco, qui possiamo dire che ci sono proprio tutti i colori dell'arcobaleno. La parte blu delle macchie ocellari è un colore strutturale, un colore di tipo fisico. Tutti gli altri sono pigmenti chimici. E quindi c'è questa, è veramente incredibile. E infatti io ho portato, avevamo già parlato di farfalle, però volevo proprio far vedere queste cose, delle strutture appunto molto piccole, perché leggendo nelle varie riviste scientifiche ho visto che dal prato al laboratorio praticamente, molti scienziati, ma in tutto il mondo, cercano di capire come sono fatte le strutture delle ali delle farfalle per studiare nuovi materiali. E alcuni di questi materiali, ad esempio, sono quelli che servono per la contraffazione delle banconote, delle carte di credito. E quindi loro studiano queste nanostrutture, l'iridescenza, le hanno in laboratorio costruite attraverso dei composti chimici a base di alluminio, a base di titanio, eccetera. Hanno proprio cercato in questi nanomateriali, perché sono nanostrutture, di mantenere lo stesso spessore di nanometri, cioè 10 alla meno 9 metri, quindi immaginiamo quanto è piccolo, e sono riusciti a creare in laboratorio l'iridescenza. E quindi appunto è bellissima questa cosa, perché dal prato al laboratorio proprio
osservando di banconote e carte di credito, sì, questo effetto proprio iridescente, dovevamo avere magari una banconota da mostrarvi così capivano se era falsa, no? Esatto, proprio questa iridescenza nasce, sì, dallo studio delle farfalle. Dallo studio delle farfalle, e questo dovrebbe essere qualcosa che blocca, diciamo, l'attività illegale, perché non ha, perché cioè, queste persone non hanno, esatto, questi strumenti così raffinati per poter identificare queste contraffazioni. E questo anche nelle vernici, i colori brillanti delle vernici, dei pigmenti, dei tessuti. Ad esempio adesso stanno provando delle soluzioni per cercare di rendere, quando i tessuti ingialliscono perché la luce magari viene assorbita dalle fibre, determinati tipi, cioè lunghezze d'onda, il tessuto ingiallisce, allora in questo caso con queste nanotecnologie studiate sulle ali delle farfalle si dovrebbe evitare o perlomeno limitare questi danni sui nostri tessuti. Una meraviglia. Queste farfalle invece, che ci ha portato, che sono bellissime, si trovano nei nostri territori? Queste, allora, quelle le facciamo vedere, così le richiudiamo. Opla, ecco. Allora, si trovano nei nostri territori, queste alla sinistra. Sì. Queste ad esempio si trovano in Italia, ma già nella zona montana, e queste invece si trovano in America, nella giungla, nelle zone tropicali. E questa nel Madagascar, ad esempio. Ormai è andata a raccoglierla lei direttamente. Magari no. Non ho il coraggio, io sono una stanziale, per cui amo moltissimo le specie del nostro territorio, però queste sono molto d'effetto e vedete che il colore qua, ad esempio, è tornato come prima, e quindi sono proprio pigmenti. Non sono pigmenti, scusate, sono colori fisici. Invece le altre, queste le ho portate per questo motivo. Se possiamo vederne un attimo, facciamo anche così, nella teca. Sì, così proprio anche. Ecco, così. Ecco, queste farfalle di quest'ultima fila vivono nelle zone montane. Si chiamano, sono papilionidi. Sono parenti del macaone. L'avevamo visto una volta, quelle con le code. Ecco, perché ho portato queste farfalle? Perché anche qui dal prato al laboratorio, cioè i pannelli solari, quindi i collettori di energia solare, sono stati anche studiati tenendo conto di cosa fanno le farfalle, cioè del comportamento di termoregolazione. Infatti se noi notiamo nella zona vicino al corpo ci sono queste sfumature nere, e il nero noi sappiamo che assorbe i colori, certo. Quindi loro riescono a proprio regolare, termoregolare la loro temperatura, perché a 36 gradi riescono a entrare in attività, ma a 40 gradi sono già troppi, per cui loro dispongono le ali, le aprono, le chiudono rispetto al sole, creando degli angoli particolari di propagazione della luce, e quindi riescono a regolare la temperatura del loro corpo per le loro attività. E quindi hanno studiato le nanostrutture in laboratori sempre, ma proprio in tutto il mondo, in Giappone, in Australia, in Europa, anche tanti in Europa, proprio per sfruttare questa capacità di queste. Il prossimo passaggio potrebbe essere quello di creare dei cappotti con l'idea delle farfalle, per avere una termoregolazione e magari, no? Infatti, non si sa mai perché. E questo, invece, poi alla fine ci sono questi due coleotteri, che adesso ricambiamo. Abbiamo parlato di farfalle. Ecco, questi sono nei nostri proprio territori, appunto. Questa è la cetonia. Ecco, perché sono coleotteri questi. Colore che vira al verde, ecco, molto iridescente. In favore di luce, non riesco a trovarla, alziamo un po' perché dobbiamo però intanto vediamo come cambiano i colori, esatto, nelle ali a seconda della disposizione della cassetta. Eccoli. Eccoli qua, i nostri due coleotteri. Allora, questi tutti noi li vediamo, questi sono i nostri orti, questa si chiama Chrysomela mentastri e fa... cioè stragi sulla menta, chi coltiva la menta o se ci sono... Se la mangia. Ecco, la mangia. Però ecco, perché sono coleotteri questi? Perché non hanno le ali appunto trasparenti oppure rivestite da squame come le farfalle, ma hanno le ali anteriori trasformate in questo astuccio molto rigido che è formato da strati di chitina trasparente. La chitina è proprio il componente principale dell'esoscheletro di questi insetti. E quindi la luce che cosa fa? La luce entra, cade, va in fondo, poi rimbalza e crea questi particolari colori, per cui se noi muoviamo questi coleotteri con lo spillo, se volete lo facciamo, virano dal verde, dal marrone
in questo modo proprio. Invece l'altro coleottero più grande? Questa è la cetonia aurata, si trova molto spesso sulle rose, mangia i boccioli delle rose, sui fiori, sulla rosa canina che adesso è fiorita nelle nostre campagne, si può trovare spesso. Questa non fa dei grossi danni. Meraviglioso. E comunque sono davvero molto... Oggi abbiamo scoperto tantissime cose nuove, poi questa oltretutto dei nostri soldi e carte di credito che arrivano dagli studi delle farfalle, mi sembra un tema veramente a cui non avevo... auspicio. Esatto, a cui magari non tutti sapevano e a cui nessuno aveva mai probabilmente pensato. Sì. Grazie a Maria Cristina Bertolazzi, ci vediamo lunedì prossimo con un'altra idea, sì, con un'altra scoperta della natura. Della nostra... Già in mente qualcosa o non anticipiamo niente? Dipende un po' dalle foto, sempre che riesco ad avere, perché in questo caso avrò le foto dei miei amici fotografi. Queste sono un po' miste, per cui non sono caratterizzanti quello che loro... Ecco, posso approfittare per dire che al Museo di Storia Naturale c'è una mostra su colori e biodiversità fino al 31 agosto con le foto di Barisani, Gibellini e Piccolo. Ecco. Chiunque vuole andare a vederla può andare. Al Museo di Storia Naturale di Cremona. Di Cremona, perfetto. Grazie professoressa Maria Cristina Bertolazzi. Giovanni.